Benvenuti a questa nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli, il ruolo importante della riabilitazione respiratoria nei pazienti che hanno avuto il Covid, mascherine, non se ne può ancora fare a meno, dice Pregliasco, geriatri, esercizio fisico potenzia le difese immunitarie, badante in ferie, come sostituirla temporaneamente. Un documento di consenso di esperti italiani ed internazionali sui malati Covid e sul loro ritorno alla quotidianità offre una chiara conclusione. La riabilitazione respiratoria interpreta un ruolo importante nella promozione della ripresa della vita quotidiana e nel miglioramento del reinserimento nella comunità, aumentando la mobilità, l'autonomia e la qualità della vita. L'analisi nasce dalla collaborazione di società scientifiche, pneumologi e fisioterapisti. Anche se è ancora troppo presto per poter fare un calcolo definitivo dei danni permanenti, è indubbio che molti soggetti fragili continuino ad avere delle problematiche importanti, come ci spiega Alessandro Zanasi del Centro Studi della Società Italiana di Pneumologia. È ancora un po' presto per fare un calcolo definitivo dei danni permanenti che si possono essere così stabiliti in questi soggetti. Certo, si vede che circa un 30% dei soggetti che hanno avuto delle polmoniti gravi, che sono stati ricoverati in terapia intensiva, continuano ad avere delle problematiche importanti, soprattutto questa fatica, e radiologicamente persistono ancora dei segni di questa interstiziopatia, che era la patologia che poi aveva determinato il ricovero e anche così il rischio per la vita di questi soggetti. Dobbiamo ancora usare la mascherina? Sì, non se ne può ancora fare a meno. Penso che debba diventare un po' come gli occhiali da sole da portare con noi e usare quando serve, ovvero nei luoghi chiusi, affollati e all'aperto, quando non si può rispettare il distanziamento. A dirlo il virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, secondo cui non dobbiamo vanificare i risultati ottenuti col durissimo lockdown. Fare esercizio fisico anche dolce fa bene all'organismo di tutti e per gli anziani in particolare riduce dolori e rigidità muscolari, migliora l'umore e l'equilibrio e di conseguenza scongiura le cadute. Inoltre aiuta a potenziare le difese immunitarie. Secondo la Società Italiana di Gerontologia, che ha predisposto un programma ad hoc, si può seguire l'allenamento anche in casa. L'esercizio fisico è fondamentale per gli anziani che vivono a casa, ma anche per chi è ricoverato in una RSA. In questi pazienti l'attività fisica può prevenire sia la comparsa di disabilità, sia la progressione verso una disabilità più grave. Per molte famiglie sta arrivando una delle problematiche maggiori del periodo estivo, avendo alle proprie dipendenze una badante che deve andare in ferie, ma l'anziano bisognoso di assistenza deve continuare ad essere accudito. Le ferie della badante sono un diritto imprescindibile del lavoratore, quindi non si può impedire alla badante di andare in ferie. La legge prevede la sostituzione temporanea di una badante durante il periodo delle sue ferie. Ci spiega tutto Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina. Come dobbiamo comportarci in questo periodo estivo con le ferie del lavoratore? Consigliamo alla famiglia di mettersi d'accordo per trovare un periodo di ferie unico o magari diviso in due lunghi periodi. Il lavoratore ha diritto a 26 giorni di ferie, spesso continuativi, per cui la famiglia si deve preventivamente organizzare per trovare la sostituta che possa aiutare la famiglia in difficoltà. Senior News termina qui, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.